La meningite è causata da diversi batteri e per molti di questi, anzi per i più importanti, abbiamo a disposizione dei vaccini che sono molto efficaci nel contrastarli. Prima di tutto, nell'esavalente è contenuto il vaccino contro l'emofilo di tipo B. Questa malattia è particolarmente pericolosa nei primi 2 anni di vita. Negli Stati Uniti, prima dell'arrivo del vaccino, faceva 1000 morti, 1000 bambini all'anno. Questa malattia è sparita grazie al vaccino, quindi nell'esavalente già c'è questa importante protezione. Un'altra meningite è quella che può essere causata da un batterio che si chiama pneumococco e anche contro questa abbiamo un vaccino che quindi protegge non solo dalle meningiti ma anche da altre sindromi causate dallo pneumococco, come per esempio le otiti, le polmoniti. Infine il batterio più pericoloso, il meningococco. Il meningococco è il tipico batterio che causa la meningite in una forma gravissima, non solo nei bambini ma anche negli adolescenti e anche negli adulti. Per questo tipo di malattia abbiamo a disposizione un vaccino molto efficace contro il meningococco di tipo C, che è quello che fino a poco tempo fa era il più frequente nel nostro paese. Questo vaccino ha avuto un'efficienza fantastica perché nel Regno Unito, dove l'hanno cominciato ad usare intorno al 1999 a tappeto, nei bambini e negli adolescenti, ha praticamente azzerato la malattia non solo tra quelli vaccinati, ma anche tra quelli non vaccinati. Quindi abbiamo a disposizione uno strumento fantastico, se vacciniamo tutti i bambini sparisce anche negli adulti. Da poco abbiamo anche un altro vaccino contro il meningococco di tipo B. E col calare del numero delle sindromi dovuti al meningococco di tipo C grazie al vaccino, il B è rimasto un nemico temibile. Questo vaccino è uscito da poco, anche questo è in uso da qualche anno nel Regno Unito, è un vaccino recente, quindi abbiamo minori dati riguardo all'efficacia perché poi i dati arrivano dal campo, tuttavia i dati preliminari che sono proprio arrivati poche settimane fa ci fanno immaginare che questo sia un vaccino molto sicuro e molto efficace. Bisogna dire che questo vaccino dà un po' più spesso alcuni effetti collaterali, mentre per gli altri vaccini sono molto rari, questo vaccino contro il meningococco B abbastanza spesso dà un po' di febbre e un po' di dolore al punto di iniezione, ma poi sono cose che passano da sole.